Damma 1, damma 2, 1, 2, 2, 1, ok, ci siamo. Bene, ragazzi, un salutone da Eric e Joe. Da Joe e tutto il suo team, anche se oggi ci vedete soltanto noi due, abbiamo selezionato i più bellissimi di tutti e siamo qui per rispondere a quella, dai, non ridere, cerco di essere serio. Poi non ci credono. Comunque siamo qui per rispondere a quella che è una delle domande che ci vengono fatte parecchie volte. E la domanda è quella che riguarda una delle, beh, qua ti riempiamo d'orgoglio, ma più che sia una delle armi esteticamente più belle con cui giriamo. La K di Joe. Oh yes. Ecco qua, prima domanda che ci viene fatta sempre è: ma che arma è la K di Joe? Che arma è la K di Joe? Questa è una domanda molto... No, non è vero, in realtà si tratta semplicemente, o meglio, si trattava di una K Tactical Jungong. Però una versione che non si trova spesso in commercio, dopo andiamo a recuperare anche la sigla esatta, la mettiamo in sovraimpressione magari. Io non so se lo fanno più, per cui non so se si trova. Perché quello che si trova normalmente adesso è come questo, ma con il calcio pieno. Quello che avevo preso io comunque invece aveva già questo calcio abbattibile, stile... Stampella? Metti, chiamiamola la stampella? Stampella abbattibile, che adesso... Che aveva una feature comodissima, la sicura integrata. Sì, perché praticamente richiudendola andava esattamente a coprire il grilletto. E il, no, più che altro il selettore, il grilletto si riusciva a usare un pochino. Comunque, infatti, diciamo che benché fosse di fabbrica così, si vede che era un po' probabilmente un adattamento da un'altra, ma per farlo un po' più figa, praticamente gli hanno fatto la fusione di questo pezzo qua che si attacca con gli addoni. Il resto c'era già, secondo me. Quindi stiamo parlando di un cinesone come prima arma. Sì, esatto, cinesone come prima arma. Allora, innanzitutto diciamo subito, come tutti i Jungong va a fortuna, a me era andata bene, sparava abbastanza bene. Ciò nonostante, dopo un po' ho rifatto praticamente tutto. Prezzo quanto? Allora, all'incirca 120 euro mi sembra, dai soliti San Marino, quindi senza garanzia, che quella è l'unica fregatura, perché non rispettano esattamente le normative, diciamo, almeno credo, da quello che ho capito. Come compri, compri. Come compri, compri, sì, non ti danno... No, che poi non è vero, perché alcuni negozi, diamo merito, ti fanno l'assistenza, lo fanno come loro valore aggiunto, diciamo, però non sono tenuti legalmente. Ok, domanda velocissima, velocissima, visto che qua siamo dunque si è partito, te la faccio perché è un'altra delle domande classiche. Perché la K e non l'M4? Perché mi piace di più, banalmente. Quindi è stata proprio la scelta del cuore. Sì, è più originale, più figo, non ce l'hanno in tanti. Così, però perché invece il tattica, seconda domanda che ti sì. anticipo, e non quello normale, perché anche è più figo e ancora più raro, e quindi ok, doppio effetto. Allora, dicevamo, quindi questo qui nella confezione vi arriva con quel calcio che non c'è più, il foregrip invece è incluso, pieghevole anche, carino. Da notare infatti anche il fatto che ha già una rotaia inferiore molto comoda e superiore per l'ottica, che viene montata in posizione avanzata, però sì, abbiamo a due, damma 2, così vedete anche il dettaglio. Al contrario di altri kit dove l'ottica viene montata sopra il receiver, qui è un po' avanti. All'inizio mi sembrava un po' strano, una volta che ti obbligo invece comunque... In realtà anche io con FAMAS ho cominciato ad adattarla molto, le volte poche che uso l'ottica, però su FAMAS anch'io ho sfruttato molto l'ottica avanzata. Sì, rimane un po' pesante nella parte anteriore, però vabbè, appunto ti aiuti con il grip. Bene. Poi è più figa, visto che l'hai scelto per raffigarci. Figa è di nuovo più originale, poi vabbè. L'attacca di mira invece quella della K è inusabile. E altra cosa, per un certo periodo hai anche avuto dei problemini, se non sbaglio, a livello tecnico, motivo per cui poi l'avevi aperto. Ma sì e no, in realtà non più di tanto. Si è trattato soprattutto di renderlo
più efficiente, diciamo. Okay, quindi tendenzialmente allora, upgrade. Upgrade soprattutto, sì, non è che avesse avuto grandi problemi, più che altro, vabbè, noi giocando sempre in campi urbani, quindi a colpo singolo, il selettore non è fatto proprio per fare sti lavori, quindi ogni tanto bisogna dargli una controllatina, purtroppo. Tolto quello, niente, lavori classici, spessori, gli ingranaggi sono originali, però no, qui ho cambiato anche cilindro, la testa a pistone, molla e no, lo spingimolla è originale, la testa a pistone è però in alluminio e addirittura con i cuscinetti per la molla, quindi un bel upgrade. Poi vabbè, l'op-up naturalmente. La canna di precisione, basta credo. Ok, adesso comunque non esce potentissimo. No, giusto, perché... giusto, è uno 0,80 però è preciso, è regolare, non perde quasi mai un colpo. Ok, come hai fatto materiali? Allora, materiali, ecco, qui arriviamo al punto dolente. L'unica cosa che devo cinese, dire, la parte cinese di questo di questa replica è il body è orrendo. Si sta distruggendo e prima o poi dovrò trovarne uno uguale per fare un cambio, perché tra l'altro mi spiacerebbe perdere tutte le modifiche che ho fatto, quindi insomma devo fare un trapianto o qualcosa del genere. Ma solo questa parte qui infatti, perché il resto è anche fatto decentemente, le plastiche sono buone, il grip tra l'altro tipo tattico a pistola è anche molto molto comodo e anche ambidestro tra l'altro. E che altro dire? Ah, beh sì, poi c'è stata tutta l'avventura per fare e per montare il calcio, che non vi dico. Nel però, senso voglio dire, è veramente molto bene come cosa, perché un calcio del genere, trovarlo su una cappa... Infatti, questo sicuramente ce l'ho solo io, perché esistono appunto dei kit per fare questa conversione e montare il buffer tube di un M4. Il problema è che non sono proprio precisi. In pratica ho dovuto andare giù di fresa e trapano per farlo entrare, perché questo qui in realtà, che è il migliore che ho preso, addirittura l'ho dovuto importare dal Giappone. Attenzione, qui andiamo, dal Giappone. Qui andiamo nel territorio di Will, diciamo, che recupera sempre i pezzi dei posti più improbabili. Esatto, il nostro segugio da gadget. Esatto. Ed è in realtà per il Sima, che ha delle misure leggermente diverse. Leggermente nel senso quanto c'è sul ma millimetri, sì sì no. Okay. Quindi ha una donna millimetri. Esatto, siamo... praticamente possiamo farlo vedere da qua, della Cam 2. Praticamente l'apertura dove inserire la parte sporgente del body che riceve il supporto del calcio è completamente diversa. E quindi alla fine... L'ho dovuto ricostruire. No, diciamo che ho dovuto fresare un po' e poi a martellate, letteralmente. Beh, a martellate è una filosofia che apprezzo molto. Non sto scherzando, alla fine è andato solo a martellate. Vabbè, ti ricordo sempre quello che dico io, una delle mie massime di vita, che se con la forza brutta non hai ottenuto nulla, vuol dire che non hai applicato abbastanza. Sembri Jeremy Clarkson. Va bene. Dopodiché, vabbè, comunque anche lì l'unico che c'entrava, perché anche io ho avuto un po' di problemi ad adattare l'aggancio, e poi finalmente sono riuscito a montare questo bel calcio. Dunque dovrebbe essere un MTR replica, se non mi ricordo male, sì, in plasticaccia. In realtà non è, voglio dire, bello da vedersi, la fattura è orrenda, però per niente, l'avevo cambiato poco, dai. L'importante è quello. Un'arma che consiglieresti per partire? A parte i miei paciughi, sì, assolutamente. Di base come uscita. Nonostante sì, la... sì, sì. Anche tactical, tra l'altro, rispetto a quello tradizionale, se volete qualcosa di un po' più contemporaneo, un po' più tacticoso. Un po' più tatticoso. Anche. Sai, beh, con i nostri outfit ci stava un po' meglio, insomma. Sì, beh, in effetti. Più sul nero. Però sì, a parte gli scherzi... Come diciamo sempre, la seconda, no, seconda, vabbè, dipende dal colpo, dipende dalle preferenze, però insomma la scelta è sempre lì, M4 o AK, perché sono le piattaforme più diffuse. Diciamo quella che il nostro video ha messo come seconda scelta, migliore per cominciare. Sì, forse perché è un filino meno diffusa. E poi nello specifico, il tattica piuttosto che l'altro, vabbè, quella è una questione di preferenze personali. Adesso ne stanno uscendo in diverse varianti, adesso... è sempre Jingong, se non ricordo male, ne ha tirato fuori uno molto bello basato sul 74, però
con il rail addirittura. Ma poi ultimamente devo dire anche a livello di cultura di mass network, la carta sta venendo molto ma molto più sdoganato. Non è più soltanto l'arma l'arma da talebano, anche nell'immaginario generale, ma sta iniziando a diventare. Beh, ma per forza, perfino i soldati americani in Medio Oriente poi usavano questi perché erano gli unici che senza contare la variante Blackwater, anche che riscuote molto successo. Sì. E beh, direi che inizialmente questa non era proprio una recensione, qui abbiamo un po' illustrato tutto. Ti farei a sto punto, visto che hai anche un M4 su cui abbiamo molto pacciugato e sistemato. A livello di quale detto preferisci questo perché è più figo, a livello di fucile per arrivare al solito annoso, allora, secondo te M4 o AK? Anche nei tuoi due che ne proprio... Il M4 non sono ancora al 100% con la potenza in uscita perché è un po' basso o troppo alto, secondo la molla che monto. Questo è più pesante, quindi sulle partite lunghe si sente di più. Okay. Però no, come precisione siamo lì, dai. Come precisione siamo lì. Dipende da dove gioco e da che game si prospetta. Diciamo non è proprio una preferenza tra i due. No, più questo è lo stesso, perché anche è il primo serio che ho preso alla fine. Però sì, dai. Ok, quindi perché questo. No, anche l'altro ci ho messo le mani io, ma questo ci ho messo le mani per primo. Cioè, questo ci ha messo il cuore. esatto. Bene, allora direi avete finalmente visto com'è e come non è la K di Joe, meglio com'è e com'era la K di Joe. E come sarà? Partire, e come sarà? Bah. Quando esplode lo vedremo. Dipenderà molto secondo me anche dall'occasione di guscio che si riuscirà a trovare per trapiattare tutto quanto. È la cosa che mi preoccupa di più quella. Beh, tra un po' non regge più uguale. Esatto, batteria, questo qui c'è il sopra con non ho fatto la conversione perché non avevo voglia di ripassare i fili. Tanto già ce l'hai già. E no, perché hanno l'uscita anteriore così del gearbox. Okay. Quindi invece dovrei fare quelli che passano dietro. È un lavoro un po' più complesso, però per il momento non ho avuto problemi. Anche lì dipende da che corpo lo troverò al momento giusto. Benissimo, c'è altro da aggiungere o dici che bene o male quello che c'è da illustrare? No. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Lo giochi con normalmente caricatori mid cap? Sì, sempre. Ok. Sì, no, questo non. Ecco sì, una cosa possiamo dire. Quando comprate questo qui arriva con i caricatori di plastica, quelli un po' più tattici, però reggono meno. Alla fine su questi modelli qua, quelli di metallo sono sempre migliori, non ce n'è. Costano il giusto, li trovate più facilmente e si rompono meno. Okay. Perché gli altri hanno avuto dei problemi di inserimento. Benissimo, allora adesso sapete tutto e a questo punto il video uscirà più o meno negli ultimissimi giorni dell'anno e mi raccomando seguiteci anche per tutto il 2017 che verrà per le nuove partite e il nuovo suo tier, diciamo. Quindi facciamo anche gli auguri. E quindi facciamo anche gli auguri di un buon anno. Un anno pieno di pallini per tutti. Esatto, pieno di pallini per tutti. Speriamo. Ma dichiarateli. Sì, speriamo di non riceverne troppi noi. Bene, un salutone, allora ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Oh, shit.